buonasera, ben ritrovati a tutti i nostri radioascoltatori. Qui in studio con me, io sono Stefano Petrarolo, c'è Alfonso Di Vito, buonasera a tutti. Buonasera, oggi siamo veramente in diretta e la puntata non è registrata. No. Quindi tutto quello che diciamo, caro Alfonso, in diretta non si può censurare, non senza si può film. Cancellare. Ben ritrovati quindi nella puntata ormai consueta di Eccellenze Cerignolane ogni sabato pomeriggio alle 18. Vi ricordiamo che potete anche seguirci in streaming dall'applicazione di Radio TRC. Signori, appunto, ci occupiamo di sport, ci occupiamo quindi anche di calcio, di pallavolo, di basket, di tutto ciò che accade a Cerignola nel mondo dello sport. E io partirei subito dal calcio, caro Alfonso. Partirei dal calcio perché domani ha inizio la ventiduesima giornata di Eccellenza Pugliese, che vedrà il Cerignola sfidare in casa e attendere il Galatina. Ricordiamo che domani sarà la gara avrà inizio alle 17:30, quindi a riflettori accesi. Audace Cerignola che è reduce da due pareggi, sì. Se non mi sbaglio, due pareggi consecutivi che cominciano a pesare un po'. Anche se il campionato, mancano ancora 8 giornate, anzi direi 9 giornate al termine del campionato, contando la giornata di domani. Ma è successo anche altro in settimana, è successo giovedì che al Pala di Leo la Castellano Udas ha vinto di davvero sul filo, diciamo, del rasoio, sì, al quarto contro l'Altamura per 74-68. Caro Alfonso, io, visto che ho te in studio che ti curi tutto il lato audace, magari per qualche nostro radioascoltatore che non è a conoscenza di questo, Alfonso sa tutto sull'audace, io partirei un po' dall'analizzare la partita di domenica dell'audace. Perché a Casarano, sì, campo difficile, trasferta difficile, tutto quello che vogliamo possiamo dire su quella trasferta, ma già lo avevamo detto sabato scorso e lo avevamo previsto in radio che sarebbe stata una trasferta abbastanza difficile, ma non mi aspettavo un Cerignola che strappasse un pareggio all'85esimo e che stesse sotto ad un Casarano che comunque, vorrei dirlo in gergo, ha dato botte all'audace. Ma sì, non era, ovviamente tutti quanti ci aspettavamo una partita difficile, perché comunque Casarano è la quarta forza del campionato, sorpresa di questo campionato perché è partita in ritardo rispetto alle altre, ha un organico di tutto rispetto, anche un allenatore preparato, una piazza calda, infatti io ero presente a Casarano, anche se il pubblico non fosse così numeroso per essere una partita di cartello, era comunque caldo il pubblico, infatti poi l'abbiamo visto. Casarano che è in piena zona playoff, sì, adesso. In piena zona playoff, comunque ha 4 punti di distacco dalla terza, cioè dal Bitonto, quindi i giochi sono comunque apertissimi in tutti i campi. Tornando alla partita, appunto non era facile, l'abbiamo visto. Oddio, non ci aspettavamo, sì, il pareggio è, secondo me è qualcosa, ci sta in un campo come Casarano. Quello che secondo me non ci stava è stata un po' la prestazione, perché ricordiamo l'Audace, sì, è da noi Cattaro che non gioca bene, però diciamo che in queste partite ci vuole ben altro. Nel primo tempo l'Audace è stato assente in zona gol praticamente, lasciando campo, merito comunque anche del Casarano, perché diamo i meriti agli avversari, che in campo ci vanno anche loro, quindi è importante dare a Cesare ciò che è di Cesare. Il Casarano ha fatto un gran primo tempo, no, ha lasciato pochissimo l'Audace, infatti l'Audace in zona gol è stata assente. Poi appunto il gol del vantaggio su un'indecisione anche nostra, che tra Marinaro e Ciano ha lasciato ovviamente Stringaro del Casarano libero di insaccare. Poi nel secondo tempo c'è ovviamente, Casarano era anche un po' stanco, perché comunque giocare ad alti ritmi contro l'Audace, poi ricordiamo che comunque l'Audace è capolista, comunque capolista a punteggio, cioè, pieno, non facciamo strage, quindi, non facciamo tragedie, e quindi comunque è superiore rispetto alle altre squadre che ci sono sotto di lei nella classifica dell'Eccellenza Pugliese. Inevitabilmente, se la capolista gioca contro una squadra anche di terzo posto,
quel piccolo, quella piccola e sottile differenza di superiorità vi è. Alfonso, ma io non ho ancora ben chiaro come Mister Farina ha, ha preso, diciamo, per così dire, in carico la sconfitta. La sconfitta, scusami, il pareggio di domenica contro il Casarano. Un pareggio che comunque sì, non pesa, come dicevi tu, non facciamo stragi. L'Audace, il campionato è ancora, diciamo, per così dire, lungo, ci sono altre 9 giornate, ma l'Audace comunque dovrà non domani, ma l'altra domenica andare a, a Vieste, in un campo che è abbastanza difficile, ricordiamolo, non è un campo per tutti e non è un campo in cui è facile portare a casa un risultato positivo, non per forza una vittoria, ma anche un pareggio. Noi ci auguriamo che accada qualcosa di positivo per l'Audace, accada qualcosa a favore che ci permetta anche di stare un po' più rilassati e magari che accada qualcosa a sfavore alle squadre che sono lì, Bitonto, Altamura, che sono lì ad un passo da noi. Però Alfonso, ho visto anche comunque il girone dell'Altamura e del Bitonto è abbastanza difficile. Consideriamo che sia l'Altamura che il Bitonto dovranno venire al Monterisi. Sì. Dovremo ospitarli al Monterisi e quindi per loro sicuramente non sarà facile, perché la squadra di Mister Farina non gliela darà vinta subito. Anche perché tra l'altro il Monterisi è un fortino, fino ad oggi sono state tutte vittorie con un solo pareggio, quindi in casa l'Audace è veramente una schiacciasassi. Comunque tornando a Casarano, il mister sì, ha preso ciò che di buono bisognava prendere, cioè questo il pareggio, perché comunque era inevitabile accettare questo il responso del campo, soprattutto per come è arrivato. È inevitabile dire che i punti persi sono stati quelli di Trani, cioè la partita di Corato col Trani, lì sì ci sono stati quei 2 punti persi, perché l'Audace era passato in vantaggio all'ottavo minuto del primo tempo, quindi aveva tutto il tempo per chiudere la partita e non l'ha fatto. Poi qualche ingenuità, tra cui l'espulsione del capitano Mora, che ricordiamo, magari secondo me sono dei piccoli errori, non sì. Potrebbero, sono dei piccoli errori dati i risultati che comunque sono positivi e c'è comunque da tenere bene a mente la striscia positiva dei risultati di Mister Farina, perché l'Audace Cerignola da quando è Mister Farina sulla panchina, non lo voglio dire, chi segue il calcio lo sa, quindi è inevitabile dire che comunque sono degli errori da cui l'Audace dovrà prendere lezione, mettiamola così. Ci sta, perché comunque venivamo, cioè un trittico importante, cioè l'Audace ha giocato contro il Barletta in casa alle 17:30 in una partita che comunque è stata molto dispendiosa sia psicologicamente che comunque fisicamente, perché comunque era la prima in notturna, 5.000 persone che guardavano i ragazzi e non è mai facile. Poi Trani nel mezzo della settimana con una squadra rigenerata, vogliosa di salvarsi, quindi poi Casarano, quarta forza del torneo, squadra che in casa è forte ed è la seconda difesa del torneo, è stato un trittico di partite molto pesante, quindi ragazzi non bisogna aspettarsi sempre i partitoni 5-6-0, cioè ci sono anche gli avversari. Ma il partitone ieri lo ha fatto Ludas, perché magari sull'Audace ci ritorneremo nella seconda parte della nostra trasmissione. L'ho fatto l'Udas perché personalmente non ho visto un Udas che si è arresa durante la gara, l'ho vista sempre combattere sul parquet, l'ho vista, sì, magari qualche errore che non doveva, qualche spazio che non doveva essere lasciato agli avversari, o magari, ripeto, qualche errore. Lo stesso coach Marinelli ha detto, ha dichiarato che comunque c'è stato qualche errore. Tu ripeto, ho visto un Udas che non si è mai arresa, perché ha vinto la partita e questa squadra è imbattuta, non si arrende mai. Cosa vogliamo dire, una squadra che fa 21 vittorie consecutive nonostante la distanza dal Nardò sia sempre la stessa, però comunque una squadra che non c'è un allungo, perché anche il Nardò forse è una squadra all'altezza della sua posizione che riveste, ma sicuramente la prima è diciamo la prima in classifica è l'Udas, se lo dimostra la partita di giovedì sera al Pala di Leo. Io ho seguito la partita da casa e ringrazio lo staff di comunicazione della Castellana Udas che ci permette di seguire le partite in diretta. Infatti. Sui social, ma ripeto,
una Castellana Nudos che soprattutto nel finale dell'ultimo quarto non ha dato spazio all'Altamura. Comunque ribaltato il risultato, anch'io l'ho vista tramite streaming perché ero fuori Cerignola. Appunto, ringrazio anch'io questa possibilità che la Castellana Nudos permette sia in casa, attenzione perché non è da tutti, sia in casa sia in trasferta, la Castellana Nudos permette ai propri tifosi di vederla in streaming, e questa è un'ottima vetrina anche per la società e nel mondo dei social, che ormai sappiamo che fanno gran parte del lavoro di una società sportiva. Niente, Nudos, oddio, sentiva comunque la mancanza, continua a sentirsi la mancanza di Cooper e poi giovedì anche del coach in panchina, perché era diciamo influenzato, quindi si sentiva la mancanza. L'Altamura voleva fare il colpaccio come ormai tutte le squadre e non è riuscita per poco, però comunque, perché comunque ha giocato una bella partita. Nudos comunque ha un roster di tutto rispetto e quindi ha ribaltato la situazione nonostante appunto l'assenza di Cooper, ha ribaltato la partita, l'ha vinta e ha portato a 21 vittorie consecutive, che sono numeri da record. Ora domani si cerca di raggiungere la 22esima in quello di Monopoli, non sarà facile, ma questa Castellano ci ha abituato veramente a partite sontuose, ecco. Ma signori, considerata l'assenza di un ospite oggi, assenza direi quasi voluta perché non ce lo siamo andati a cercare noi e non si è proposto lui, siamo sinceri e non dobbiamo dirvi bugie perché, ripeto, lo abbiamo già detto in passato, lo diciamo anche oggi, per essere ospite ad una nostra trasmissione non ci sono particolari requisiti, bisogna semplicemente scrivere un messaggio per mettersi d'accordo sull'orario e sulla data per venire, il giorno per venire a registrare, o magari se si preferisce venire in diretta come siamo oggi, e poi venire nella trasmissione e avere uno spazio personale, direi, per poter mettere in vetrina quelle che sono le qualità della propria associazione sportiva, delle proprie doti calcistiche o magari di un'altra disciplina sportiva. Siamo senza ospite, restiamo sempre in basket, che non credo che, almeno per quanto ne so, neanche Alfonso ha seguito la partita dell'Olimpica Cerignola ad Ostuni. E sempre in settimana, nel turno infrasettimanale della Serie C Silver, giovedì, leggevo, mi sono sincero, di una sconfitta da parte dell'Olimpica a testa alta in quel di Ostuni per 79-74. Quindi, Alfonso, io una domanda te la farei, perché sicuramente non hai seguito la partita ma la classifica la conosci. Sì. Sogno svanito per i playoff da parte dell'Olimpica o sono ancora in corsa? Io continuo a dire che ora la prerogativa dell'Olimpica è salvarsi, cioè allontanare la zona salvezza, play-out, e credo che domani con un buon risultato contro Ruvo si può questo scenario si possa aprire, ma credo che comunque per i play-off io sinceramente non vedo possibilità, a meno che appunto di un filotto di vittorie e di una contemporanea un contemporaneo rallentamento delle, diciamo, delle per ora favorite, sì, di chi è davanti, diciamo, all'Olimpica. Quindi è appunto questo il problema dell'Olimpica, è stato quest'anno la continuità, ci deve essere un filotto di partite positive così da poter vedere lo scenario. Ricordiamo che comunque l'Olimpica a Ostuni ha fatto una signora partita, perché per i primi due quarti era addirittura in vantaggio. Olimpica anche reduce da una piccola parentesi di crisi per quanto riguarda lo spogliatoio. Ma non credo, non sembrano tutte queste, anzi lo spogliatoio crisi forse per, intendi come infortuni, sì, esatto, come infortuni è stata una stagione davvero sfortunata, questo dobbiamo, no, non dirlo. Intendevo sotto il punto di vista personale, di quelli che possono essere magari io i litigi, altrimenti l'avrei detto senza inteso, alcun ovviamente. Sì, per infortuni l'abbiamo già detto in tante puntate, è stata un'annata davvero sfortunata, però ora si sta cercando di recuperare. A Ostuni c'è stata una bella partita, purtroppo poi i valori in campo
sono emersi e Ostuni ha recuperato. Quindi, e ha vinto. Il migliore in bocca al lupo alla certamente. Olimpica Cerignola affinché possa vedere salvarsi, vabbè, quasi sicuro. Anzi, direi sicuro, mettiamola così, siamo ottimisti. Certo. Ma comunque speriamo anche riesca la società a coronare quello che è il sogno, la società e anche soprattutto i tifosi, a coronare quello che è il sogno dei playoff dell'Olimpica. Alfonso, abbiamo dimenticato, e non omesso, il che è diverso, di dire contro chi si sfiderà domani la Castellano Udas. La Castellano Udas domani va a Monopoli, per centrare la 22esima vittoria consecutiva. Non sarà facile, come tutte le trasferte di questo campionato. Poi ovviamente non sappiamo ancora le notizie dall'infermeria per quanto riguarda Cooper. Credo che debba partire dalla panchina. Poi ovviamente non sappiamo, non ricordo quando ci era stato detto, lo avevamo detto in una trasmissione, che avrebbe recuperato subito. Si trattava, l'avevo anche letto sulla pagina da Udas, sulla pagina Udas, che si trattava di un infortunio non l'avrebbe tenuto molto lontano dal parquet, però a quanto pare i tempi cominciano ad allungarsi. Evidentemente qualche piccola complicazione. In bocca al lupo a Cooper, in bocca al lupo a Udas anche per domani. Ultimi minuti della prima parte della nostra trasmissione. Poi ritorniamo sicuramente dopo la pubblicità. Alfonso, qualche altra disciplina sportiva che stavamo... Sì, al momento si sta giocando, sta per cominciare pallavolo Cerignola. No, alle 18:15 avevo letto, quindi è già cominciato. Sì, 18:15, sì. Però mi dicevano che il tempo ovviamente di organizzare gli ingressi, comunque vabbè, è imminente. L'inizio è di questo, il bello della diretta. Certo. Magari nella seconda parte vi aggiorneremo sul risultato, certo. Se qualcuno lo avrà scritto o se abbiamo qualche amico che ci aggiorna sul risultato da parte di Leo. Quindi Tecnomaster Beats contro Buona Sorte Barletta è un big match della Serie C di quest'oggi, perché si affrontano la seconda contro la quarta. Il Barletta viene da 5 vittorie consecutive, è una bella squadra con nomi di alta categoria, perché nel pre-partita leggevo di nomi di una squadra ben fornita, insomma. Quindi sarà una bella partita. Ricordiamo che oggi torna in panchina Carmen Bellapianta. Non sappiamo, ma credo che è stata nostra ospite sabato scorso, nella trasmissione in questo spazio. Quindi torna in panchina Carmen Bellapianta dopo l'infortunio, ma non credo che mister Valentino la voglia rischiare oggi, quindi secondo me va in panchina per tornare ad assaggiare il clima partita, ecco. Quindi sarà una bella partita che io personalmente dopo la puntata seguirò per fare delle interviste nel post partita. Quindi ragazzi, ti rilancerai al Paladireo. Intanto abbiamo la regia vuota perché il nostro super Gino ci ha abbandonato per scattarci qualche fotografia. Abbiamo sentito un segnale sonoro dall'altro lato della regia, chissà. Comunque signori, noi ci sentiamo tra qualche minuto, magari cercheremo di aggiornarvi sul risultato della pallavolo Cerignola che sta per cominciare. Niente, nella seconda parte della trasmissione sicuramente vi starete chiedendo di cosa parleremo e che cosa diremo. Però, se proprio lo volete sapere, non vi resta altro che seguirci nella seconda parte. Spazio alla pubblicità, a tra poco. A breve. Ciao. Kumba ci hanno seguito un sacco, 33 visualizzazioni. Speriamo ora la diretta della pagina. Chi è il Mughini Cerignola? Tu? Pepe, ho detto grande il Mughini Cerignola. Te a me? Grande? Il Mughini Cerignola. Mughini? Che è impazzito? Ricordiamo che Stefano Pepe viene chiamato Caressa da... No, chi? Da Schiavone. E perché? Un'altra volta dice, e Stefano Pepe ha detto che adesso ma non tu lo vedi. Allora, diretta dalla pagina, mettendo qualcosa qua si potrebbe pure fare.
E mettila. Ben ritrovati nella seconda parte di Eccellenza Cerignolane, qui in studio con me Alfonso Di Vito. Buonasera ancora. Ed io sono Stefano Petrarolo. Signori, ci eravamo lasciati con la pallavolo Cerignola, ritorniamo nella seconda parte della nostra trasmissione. Innanzitutto con una piccola parentesi, sempre tutta ed esclusivamente cerignolana. Notizia di qualche settimana, di qualche giorno fa, Michele Spinelli, che è passato anche dal nostro studio radiofonico, ha firmato per la Fidelis Andria, squadra che milita nella Lega Pro italiana. E facciamo, quindi non ci resta che fare in bocca al lupo a Michele da parte nostra, da parte di Radio TRC e penso anche da parte di tutti i cerignolani, considerato che si tratta di un giovane talento e di una promessa del calcio. Alfonso, ci eravamo lasciati, come dicevo nell'introduzione, con la pallavolo Cerignola. Sì. Ritorniamo sull'Audace. Abbiamo analizzato la trasferta in quel di Casarano, poi siamo ritornati di nuovo indietro al giovedì prima della trasferta di Casarano, accorato in campo neutro contro il Trani, un altro pareggio. Adesso però concentriamoci a domani, magari analizziamo per bene quello che è successo, quello che succederà, quello che potrebbe succedere domani contro il Galatina. Ricordiamo, gara che avrà inizio alle 17:30 al Monterisi con i riflettori accesi. Chi è il Galatina, Alfonso? Galatina è una squadra che secondo me è una squadra molto rognosa ed ostica, perché comunque anche settimana scorsa contro il Barletta ha giocato una signora partita, essendo comunque anche in trasferta, ha giocato una signora partita ed ha perso soltanto al 90esimo con un Eurogol. Quindi è una squadra che, seppur bazzichi le zone basse di classifica, è una squadra che dà parecchie rogne alle squadre. Ricordiamoci che noi siamo stati una delle poche squadre ad aver vinto a Galatina, perché comunque anche lì è un campo difficile. L'Audace all'andata vinse 2-0 con i gol di Altares e una punizione splendida di Marinaro. Quindi domani, seppur una squadra che domani avrà parecchi indisponibili, il Galatina, perché ha un 4-5 squalificati, cioè un 4-5 tra squalificati ed infortunati, però comunque ha un attacco da non sottovalutare, come Quintana, elementi come Quintana e Negro, che sono dei giocatori ottimi per la categoria, un signor allenatore che è il signor Mosca. Io credo che domani però l'importante è fare risultato pieno, diciamo, qualsiasi sia la portata dell'avversario. L'importante domani è sbloccare subito la gara e portare a casa i 3 punti, che domani sono fondamentali, perché poi c'è un altro trittico, cioè dopo Galatina ci sarebbero Vieste, Novoli, tutte trasferte difficili e che comunque a mio avviso sono ancora più difficili vista l'assenza di Morra. Ma assenza di Morra che fino a quando? L'assenza di Morra durerà quindi per queste 3 partite, cioè Galatina, Vieste e Novoli. Quindi saranno 3 partite che comunque la presenza di Morra in campo è fondamentale a mio avviso, perché ti dà profondità, libera l'uomo, cioè libera parecchi marcatori, libera dalle marcature di Rito, lo Iodice. Quindi poi in zona gol, ricordiamoci che Morra è uno dei migliori capocannonieri di questo campionato, cioè ha fatto 11 gol. E che cosa ha provveduto per lui il giudice sportivo, considerato che si tratta di una squalifica che lo terrà lontano? È una squalifica che comunque era già entrato in diffida col Barletta, credo. Poi è stato ammonito, accorato col Trani. No, scusami, era stato espulso, accorato col Trani per aver ovviamente risposto malamente all'arbitro ed aver gettato verso l'arbitro la fascia di capitano. Quindi l'arbitro nel referto ovviamente ha scritto di una condotta ovviamente non corretta, diciamo, e per quelli che sono gli standard degli arbitri, sì, magari in effetti comunque molto ingenuo il nostro Morra, perché comunque ha coreato l'arbitro, fu chiaro sin dall'inizio, cioè dall'inizio disse: ragazzi, non voglio sentire polemiche, siamo caduti, diciamo, nella trappola del nervosismo, e pazienza. Però comunque l'Audace ha in organico giocatori
che possono ben sostituire Morra e sicuramente daranno il massimo. Come credi che si disporrà domani Mister Farina? Ha già tenuto la sua conferenza di prepartita. Alfonso, secondo me, Mister Farina è imprevedibile, l'abbiamo visto molte anche volte, perché non ci esprimiamo mai il sabato, il pomeriggio prima, 24 ore prima della partita, perché mancano all'incirca 23-24 ore alla gara di domani, e comunque per noi, ma credo che per qualsiasi altra persona, è ancora troppo presto per prevedere Mister Farina come si potrebbe schierare nel rettangolo di gioco, tranne qualche certezza che secondo me l'unica è quella di Marinaro tra i pali. Ci sarebbero altre certezze che io credo, tipo Ciano, Iodice, Ciano, Altares, Di Rito, sono diciamo le certezze di questa squadra. Guarda, mai come questo sabato non sono insicuro davvero sulla formazione, ammesso che ci sia qualche cambio rispetto a domani. Sì, magari il fatto che comunque siamo reduci da due pareggi potrebbe lasciarti questa incertezza. Sì, ma io ti posso, secondo me domani torna titolare Marinaro, Carmine, credo, e poi dovremmo vedere, non lo so, dipende sempre dal mister. Credo che comunque ogni partita ha la sua storia e in base all'avversario dobbiamo comunque adattarci. Domani, cioè, questi nostri dubbi verranno risolti soltanto domani alle 17:30 con la, quando ci forniranno le distinte delle formazioni. Io ovviamente la mia ho detto. Credi che domani vedremo una Dace offensiva? Sì, secondo me domani Audace spingerà fin dal primo minuto per sbloccare subito il match e poi metterlo in discesa, anche perché poi sappiamo che queste partite sono difficili perché gli avversari si vengono a chiudere il più delle volte, quindi più il gol non arriva, più il tempo passa e diventa problematico poi. Quindi il tutto sta nell'aprire subito il match. Quindi io approfitterei del momento, perché ricordiamo che siamo in diretta, ma non siamo solamente in diretta in radio, quindi siamo anche in diretta su Facebook, sulla pagina che Alfonso gestisce, ciao ragazzi, quella di Audace Cerignola, non official fanpage. Quindi salutiamo chi ci segue da questi 7, credo 8 spettatori che non si rivelano. Restano, commentate ragazzi, restano commentate in anonimo. Comunque Alfonso, appunto perché vorrei approfittare del momento, come dicevo, ti chiederei un attimino com'è la situazione in classifica. E ovviamente l'Audace è prima, ma sotto chi c'è? Sotto di noi ci sono le onnipresenti adesso, diciamo, Altamura e Bitonto, tutte e due a 44 punti. Ricordiamo che l'Altamura ha sempre una partita in meno per via dal maltempo che si è perpetrato ad Altamura più delle altre città della Puglia, quindi e recupererà proprio in questa settimana il contro, 16, il Taranto, partita casalinga. Taranto che sarà una gara molto facile per l'Altamura, ahimè. Sì, io credo che l'Altamura non debba avere problemi a battere il Taranto, quindi ce la ritroverà, a meno che appunto domani il Barletta non faccia colpaccio in quello di Altamura strappando pure un pareggio, ci ritroveremo un Altamura a meno 1. Quindi il campionato è comunque aperto, il campionato non era né vinto quando eravamo a più 6 e non è perso adesso, quindi sapevamo tutti che il campionato si sarebbe dovuto giocare fino alla fine, è così di conseguenza. Quindi appunto per questo io mi vorrei lanciare, anzi ci lanciamo nel futuro e in quelle che saranno le altre gare, le altre sfide in cui vedranno protagoniste le squadre di eccellenza pugliese. Ovvero, ricordo che oltre alla nostra prossima trasferta, non domani ma l'altra domenica, contro il Vieste, in casa del Vieste, comunque l'Altamura sarà protagonista sul difficile campo di Casarano, che noi ci siamo già passati in settimana, come vi dicevamo la settimana scorsa, come dicevamo poco fa, ed il Bitonto andrà sul difficilissimo, direi, campo di Trani. Adesso sì, adesso è difficile per tutti i Trani, quindi ripeto, sono giornate importanti su tutti i campi. Quindi secondo me nelle prossime mancano 9 giornate contando quella di domani, ma nelle prossime 4-5 giornate ci sarà un taglio netto e decisivo su chi sarà la prima in classifica, e magari anche si andranno a definire le altre posizioni per la zona playoff, fondamentali per le squadre che comunque puntano
ai playoff, anche se ricordiamo che la ghigliottina dei playoff non è felice né per i tifosi né sotto il punto di vista economico per la società e soprattutto neanche per la squadra che anche scende in campo, perché ci sono trasferte impensabili, inimmaginabili. Ricordiamo la nostra avventura qualche anno fa, finita male, in modo davvero poco piacevole. Davvero poco piacevole. Eravamo ad un passo dalla D. Quindi, secondo me, Alfonso, poi se mi sbaglio puoi correggermi, nelle prossime 4-5 giornate di campionato di eccellenza sì, avremo uno scenario, diciamo, più chiaro, anche perché l'Altamura, dopo il recupero col Taranto, comincerà anche la fase nazionale di Coppa Italia, quindi giocherà, se non due volte a settimana, giocherà l'Altamura. Quindi, visto anche il periodo non felice dell'infermeria murgiana, si troverà di fronte a una scelta l'Altamura. Poi, ovviamente, dipende da come vanno queste partite di campionato. Noi speriamo di continuare primi e di finire primi questo campionato. Questo è l'auspicio di tutti i tifosi e anche della società, ovviamente. Un campionato che inizialmente, no, una stagione direi che inizialmente si era messa in malo modo per l'Audace Cerignola con l'esclusione dalla Coppa Italia in casa con il Vieste, ma ad ogni modo continuiamo con quello che è lo sport cerignolano, perché ci occupiamo ancora di pallavolo e ci occupiamo di pallavolo della Serie B di pallavolo femminile con la Libera Virtus, un punto che è riuscito a strappare domenica, reduce di una sconfitta al tie break contro un Bari molto 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 aggressivo, che comunque ha dimostrato sì di essere un attimino quasi alla pari della Libera Virtus, ma la Libera Virtus ha comunque dimostrato di essere una grande squadra. Non vorrei appunto annoiarvi con altra carne da mettere sul fuoco. Intanto il nostro Alfonso è sicuramente distratto ad aggiornare quelle che sono le notizie da inserire nella sua pagina, e va bene così. Ci accingiamo a quelli che sono gli ultimi finali di questo sabato 11 febbraio. Vi ricordiamo gli appuntamenti di domani. Intanto la Castellano Udas andrà in trasferta a Monopoli, sì. L'Olimpica Cerignola in casa a che ora? Alle 18, cioè alle 18. Quindi potrete, per gli appassionati di basket, seguire la Olimpica Cerignola alle 18 al Pala di Leo, che giocherà contro il Ruvo, come vi diceva il nostro mitico Alfonso. Adesso, in questi minuti, si sta giocando pallavolo Cerignola contro Barletta. Non sappiamo il risultato, non so se Alfonso è più aggiornato di me, può provarci a dire il risultato. Intanto controlliamo, perché questo è il bello della diretta, non mi stancherò di ripeterlo, nella speranza di risentirci sabato sempre in diretta. Il nostro Gino con le sue super cuffie ci dice di sì, ci fa segno di sì, è lì il nostro Gino che ci consente questo spettacolo. Lui c'è. Questo spettacolo che senza di lui non avrebbe avuto scenario, diciamo. Esatto, non avevamo la possibilità di stare in radio qui a raccontarvi un po' quello che succede nello sport cerignolano. Ma no, purtroppo non ci sono aggiornamenti su pallavolo Barletta, le pagine sono, diciamo, un po' inattive. Grazie Alfonso comunque per averci informato di questo. Ci sentiamo sabato prossimo sempre alle 18, mi raccomando, puntuali. Noi poi arriviamo alle 18.05, 18.10, se siamo in diretta cercheremo di allietarvi come abbiamo fatto oggi con qualche diretta su Facebook, su Instagram, sui social network, così come si dice oggi. E niente, se volete potete seguire l'Audace, per chi non ha potuto magari assistere allo spettacolo alla prima giornata di campionato disputata in notturna, può farlo domani contro il Galatina. È comunque un vero spettacolo, non solo nel campo ma anche sugli spalti. Ricordiamo la prevendita, per chi non avesse ancora acquistato il biglietto è possibile acquistare i biglietti fino a pochi minuti prima dell'inizio della partita presso i botteghini del Monterisi. Ricordiamo, perché molti chiedono dove si comprano i biglietti, io vi ripeto, andate al botteghino del Monterisi e lì troverete tutti i biglietti che volete, sia prato che tribuna, dove volete voi, insomma. Ci sono tante
Tante gare da poter seguire non soltanto direttamente negli impianti sportivi, ma anche sui telefonini, su in TV, in radio. Ricordo. Noi comunque vi ricordiamo che domani o io o Alfonso ci collegheremo con Radio TRC dal Monte Risi per aggiornarvi del risultato di quello che sta accadendo al Monte Risi. Ricordiamo che TRC porta bene quando ci colleghiamo, perché durante il collegamento con Casarano, negli ultimi minuti, Gino mi ha chiamato e l'Audace ha pareggiato, quindi quando chiama il buon Gino, l'Audace va in gol. Quindi ragazzi, fatevi chiamare da Cercheremo Gino. Cercheremo di chiedere alla società se Gino può diventare la mascotte dell'Audace Cerignola. La mascotte credo sia un po' esagerato, però io direi di creare una rubrica con Gino chiama, tipo Pinuccio. E speriamo che domani Gino ci telefonerà nel momento opportuno e l'Audace andrà a rete, farà gol. Signori, un'ultima raccomandazione, o meglio, un ultimo avviso. Ripeto, siamo aperti e disponibili ad ospitare qualsiasi tipo di associazione sportiva. Se non vi cerchiamo noi, potete cercarvi voi. Vi ho già detto come dovete fare. E non mi resta altro che augurarvi una buona serata, un buon weekend. Sabato, un buon weekend, una buona pizza, una buona serata in discoteca. Insomma, divertitevi, sempre in maniera responsabile. Certamente. E niente, ci sentiamo domani. O io, Alfonso, dal Monte Risi, per chi non può esserci o per chi non può seguire magari sui social o vuole sentire la voce e l'atmosfera del Monte Risi, la pagina la faremo, dai. Ah, bene. Se magari volete sentire qualcosa dal Monte Risi in radio, sintonizzatevi su questa frequenza e sentirete un po' che cosa sta succedendo. Ciao signori, ci sentiamo sabato alle 18. Ciao ragazzi, ciao.